Le sue dirette concorrenti vanno di 100% elettrico, ma in Renault una 100% elettrica c'è già e si chiama Renault Zoe. Ecco perché Clio sposa la tecnologia ibrida, in particolare la tecnologia full hybrid, ma è un full hybrid molto particolare. Vediamo perché e soprattutto scopriamo anche insieme come va. Renault Clio E-Tech, dove la E sta per elettrificazione e Tech, tecnologia da Formula 1, è forse sul mercato la full hybrid che più si sbilancia verso il mondo del full electric, oltre ad essere una delle poche full hybrid della propria razza, il segmento B. L'unica differenza rispetto a un'elettrica vera e propria, ma anche a un'ibrida plug-in come ad esempio sua sorella maggiore Captur E-Tech, è che le batterie se le auto ricarica da sola. Il sistema full hybrid di Clio, dicevamo, è speciale perché associa al 1.6 4 cilindri benzina due motori elettrici, uno dalle funzioni di propulsione vera e propria agganciato all'asse anteriore, l'altro nelle vesti di motogeneratore ad alta tensione che serve principalmente per avviare il motore termico e per sincronizzarlo al resto della catena cinematica. Potenza cosiddetta di sistema di 140 cavalli anziché i 160 cavalli di Captur E-Tech. Regime di rotazione per raggiungere il 90% della coppia massima a quota 2400 giri al minuto. Ricordiamo che motore elettrico e motore termico sviluppano il picco a regimi leggermente diversi. Fonte di energia dei due motori elettrici, una batteria agli ioni di litio dalla capacità di soli 1,2 kWh. Valore comunque sufficiente per far muovere Clio Hybrid in modalità elettrica fino all'80% del tempo trascorso nella guida cittadina e fino a una velocità di 75 km orari. La ricarica sfrutta sia il principio di frenata rigenerativa sia anche il prestito di energia erogato in marcia dal motore termico stesso. Consumi combinati di 4,3 litri per 100 km, emissioni CO2 a quota 96 grammi al chilometro, siamo in zona incentivi. Sto viaggiando a una velocità di circa 50 km orari e in effetti la mia Clio funziona col motore elettrico. Soltanto schiacciando con più insistenza sul pedale del gas entra in funzione il motore termico, ma in maniera quasi impercettibile anche dal punto di vista acustico. Un passo indietro ora alla catena cinematica, il vero fiore all'occhiello di Clio Hybrid. La trasmissione di coppia e potenza è infatti affidata al cosiddetto multimod, un inedito cambio elettroattuato a 4 rapporti, a innesti frontali e privo di frizione e sincronizzatori. Poiché manca la frizione, manca anche la funzione di partenza da fermi tramite il motore termico. A mettere le ruote in movimento ci pensa perciò sempre e comunque il motore elettrico primario. In base alla domanda di potenza, il 4 cilindri verrà poi avviato dal generatore elettrico secondario e portato all'esatto regime di rotazione necessario per collegarlo senza contraccolpi alla catena cinematica stessa. Lo stesso principio si applica poi ai successivi cambi di marcia. La trasmissione con innesto a denti è una tecnologia mutuata direttamente dall'esperienza di Renault in Formula 1. Su Clio E-Tech il programma Multisense esprime tre tipologie di avanzamento, ciascuna richiamabile dalla tastiera pianoforte sulla plancia oppure dal display touchscreen al centro del cruscotto. My Sense è la modalità che offre il miglior compromesso tra consumi e proprietà di accelerazione, quella dove l'effetto elettrico è più evidente. La modalità Eco poi è quella associata a una mappatura del pedale dell'acceleratore meno dinamica e più dosabile, nonché a leggi di cambiata leggermente adattate. La modalità Sport, infine, sfrutta tutto il potenziale del sistema in termini di tempi di risposta e di performance vere e proprie. Un po' complesso a spiegarsi, molto più semplice a guidarsi. Clio E-Tech va infatti guidata e assaporata come una qualsiasi utilitaria con il cambio automatico. A tutto pensa il sistema ibrido. Clio E-Tech è già ordinabile, le prime consegne saranno a settembre 2020, 5 differenti allestimenti, prezzi che partono dai 21.950 euro per Clio Zen fino ai 27.700 euro dell'allestimento superiore Initial Paris.
Era quella che stavate aspettando, Clio Full Hybrid, oppure rimarrete affezionati ai motori più tradizionali? Fateci sapere la vostra personalissima opinione qui sotto nei commenti e non dimenticate di continuare a seguirci anche sugli altri nostri canali social, Facebook, Twitter, Instagram, oltre che ovviamente sul nostro sito internet www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!